Capitolo 6. Guild Royale. Il giorno dopo, comunque, Harry sorrise molto meno. Le cose cominciavano a mettersi male fin dalla prima colazione, nella sala grande. Le quattro lunghe tavole sotto il soffitto magico. Quel giorno di un grigio tetro e nuvoloso. Erano apparecchiate con zuppiere di porridge, piatti di aringhe affumicate, montagne di panne tostate, vassoi di uova e bacon. Harry e Ron si settero al tavolo di Grifondoro accanto a Hermione, che teneva aperta la sua copia In viaggio coi vampiri, appoggiata contro una brocca di latte. Li salutò con buongiorno, lievemente impettito, il che fece capire a Harry che ancora disapprovava il modo in cui erano arrivati. Neville Paciocca, al contrario, li accorse allegramente. Neville era un ragazzo dalla faccia rotonda, un tantino maldestro. Era una delle persone più smemorate che Harry avesse conosciuto. La posta dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Penso che la nonna mi manderà un paio di cosette che ho dimenticato, disse. Harry aveva appena cominciato a mangiare il suo porridge quando, come era prevedibile, si udì un fruscio precipitoso e circa un centinaio di gufi ruppero volteggiando per la sala e lasciando cadere lettere e pacchetti sulla folla dei ragazzi vocianti. Un pacchetto voluminoso e bizzonuto rimbalzò sulla testa di Neville e dopo un istante qualcosa di grosso e grigio cadde nella brocca di Hermione, spruzzandoli tutti di latte e piume. Errol! Esclamò Ron tirando fuori per una zampa il gufo tutto zuppo. Errol, svenuto, ricadde pesantemente sul tavolo, le zampe in aria e una busta rossa tutta bagnata stretta nel becco. Oh no! Esclamò Ron col fiato mozzo. Non ti preoccupare, è ancora vivo, disse Hermione stuzzicando garbamente il gufo con la punta del dito. Non è questo che mi preoccupa, ma quella! Ron indicò la busta. A Harry sembra una busta qualunque, ma Ron e Neville la stavano guardando come se dovesse esplodere da un momento all'altro. Qual è il problema? Chiese Harry. Mi ha mandato una stellettera, disse Ron con un filo di voce. È meglio se lo apri, Ron, disse Neville con un timido sussurro. Sarà peggio se non lo fai. Una volta mia nonna me ne ha mandato una e io ho fatto finta di niente e deglutì. È stato orribile! Lo sguardo di Harry passò dai loro volti petrificati alla busta rossa. Che cos'è una stellettera? Chiese. Ma tutta l'attenzione di Ron era concentrata sulla busta che aveva cominciato a mettere fumo dagli angoli. Aprila! Insistette Neville. Tra pochi minuti sarà tutto finito! Ron allungò con una mano tremante, prese la busta dal becco di Error e l'aprì. Neville si tappò le orecchie con le dita. Dopo una frazione di secondo, Harry capì perché. Per un attimo pensò che la lettera fosse esplosa. Un ruggito riempì l'immensa sala facendo cadere la polvere dai soffitti. Rubare la macchina! Non mi sarei sorpresa se ti avessero espulso! Aspetta che ti prenda! Non hai pensato neanche per un istante a quel che abbiamo passato tuo padre e io, quando abbiamo visto che non c'era più! Le urla della signora Weasley, 100 volte più acute del normale, fecero tremare piatti e cucchiai sul tavolo e rimbombarono assordanti tra le mura di pietra. Tutti i ragazzi nella sala si voltarono per vedere chi avesse ricevuto la stellettera e Ron sprofondò nella sedia, così che si vedeva spuntare soltanto la sua fronte paonazza. «Una lettera da Silente ieri sera! Ho creduto che tuo padre sarebbe morto per la vergogna!» No, non ti abbiamo educato perché tu ti comportassi in questo modo. Tu, Harry, potevate morire! Harry si era chiesto quando sarebbe saltato fuori il suo nome. Cercò con tutte le forze di far finta di non udire la voce che gli stava rompendo i timpani. Assolutamente disgustata! In ufficio tuo padre verrà sottoposto a un'inchiesta! È tutta colpa tua! E se provi a fare un altro passo passo, ti riportiamo dritto fino alla tua casa! Cadde un silenzio assoluto. La busta rossa caduta dalla mano di Ron prese fuoco e si contorse fino a ridursi in cenere. Harry e Ron si sedevano attoniti come gli fosse passata sopra l'onda di un maremoto. Alcuni risero lentamente e si levò di nuovo un brusio di voci. Hermione chiuse il libro e abbassò lo sguardo sulla testa di Ron. «Beh, non so cosa ti aspettassi, Ron, ma non dimmi che me lo sono meritato!» sbottò lui. Harry allontanò il suo porridge. Sentiva bruciare dai sensi di colpa. Il signor Weasley sarebbe stato sottoposto a un'inchiesta dopo quel che Weasley aveva fatto per lui durante l'estate. Ma non ebbe tempo di lungimirare su questi pensieri. La professoressa McGranit stava facendo il giro del tavolo di Grifondoro per distribuire gli orari delle lezioni. Harry prese il suo e vide che per cominciare avrebbero fatto 2 ore di erbologia con il tasso rosso. Harry, Ron e Hermione lasciarono insieme il castello, attraversarono l'Hort e si diressero verso le serre dove venivano costruite le piante magiche, perlomeno della stellettera
Una cosa buona era venuta. Sembrava che Hermione pensasse che i suoi amici fossero stati puniti abbastanza della tornata amichevole come sempre. Avvicinandosi alle serre, vide il resto della classe in attesa della professoressa Sprite. I tre ragazzi avevano fatto in tempo a unirsi ai compagni quando lei apparve attraversando il prato a gran passi, accompagnata da Gilderoy Lockhart. Portava una bracciata di bende con un'altra fitta al cuore. Harry vide da lontano che il prato picchiatore aveva molti rami fasciati. La professoressa Sprite era una strega piccola e tarchiatella, con un cappello tutto rattoppato e la capigliatura scompigliata. In genere aveva i vestiti tutti sporchi di terra e le sue unghie avevano fatto svenire zia Petunia. Gilderoy Lockhart, invece, era inappuntabile nella sua svolazzante veste turchese, con le chiome dorate che gli brillavano sotto un cappello in tinta bordato d'oro, indossato in modo impeccabile. «Salve a tutti!» salutò Lockhart rivolgendosi un sorriso radioso agli studenti lì riuniti. Ho appena finito di mostrare alla professoressa Sprite il modo corretto di medicare un platano picchiatore, ma non voglio che pensiate che io sia più esperto di lei in erbologia. È solo che nei miei viaggi mi è capitato di vedere molte di queste piante esotiche. Serra numero 3, ragazzi, disse la professoressa Sprite, che appariva decisamente contrariata e non allegra come al solito. Ci fu un mormorio di curiosità. Fino a quel momento avevano lavorato soltanto nella serra numero 1, ma nella serra numero 3 c'erano piante molto più interessanti e pericolose. La professoressa Sprite si staccò dalla cintura una grossa chiave e aprì la porta. Harry percepì un odore di terra umida e di concime che si mischiava al greve profumo di alcuni fiori giganti e delle dimensioni di un ombrello che penzolavano dal soffitto. Stava per entrare dietro Ron e Hermione quando Hallock tese una mano verso di lui. «Harry, volevo dirti una parola. Non le spiace, vero, professoressa Sprite, se glielo rubo per un paio di minuti?» A giudicare dall'espressione accigliata della professoressa, le spiaceva come, ma Hallock disse: «Questo è lo scotto». E lei chiuse la porta della serra in faccia. «Harry», disse Hallock scuotendo il capo, mettendo in mostra i suoi grandi denti canditi che brillavano al sole. «Harry, Harry, Harry!» Nel più completo sconcerto, Harry non disse niente. Quando sentivo dire, beh, naturalmente è stata tutta colpa mia. Mi si sarei mangiato le mani. Harry non aveva la minima idea di che cosa intendesse. Stava per aprire la bocca, ma Hallock proseguì: «Non sono mai rimasto tanto scioccato a far volare un'automobile fino a Hogwarts. Beh, naturalmente ho capito subito perché avevi fatto, era lampante. Harry, Harry, Harry!» Era incredibile come riuscisse a mostrare uno per uno quei denti smaglianti anche quando non parlava. «Ti ho fatto provare il gusto per le luci della ribalta, vero?» proseguì Hallock. «Ti ho contagiato, sei finito insieme a me sulla prima pagina del giornale e non vedevi l'ora che accadesse di nuovo.» «Oh no, professore, vede?» «Harry, Harry, Harry!» ripeté Hallock allungando un braccio e passandoglielo intorno alle spalle. «Io ti capisco, è naturale voler riassaporare una cosa che si è guastata per la prima volta. E io devo rimproverarmi per essere stato la causa, perché dovevo prevedere che ti avrebbero dato alla testa. Ma vedi, giovanotto, non puoi cominciare a far volare le automobili per cercare di farti notare. Ti devi calmare, d'accordo? Avrai tutto il tempo per farlo quando sarai più grande.» «Sì, lo so cosa stai pensando. Va presto a parlare lui, che è già un mago famoso in tutto il mondo. Ma quando avevo 12 anni non ero proprio nessuno come te adesso. Anzi, direi che ero ancora meno che nessuno. Voglio dire che qualcuno ha già sentito parlare di te, non è così?» Tutte quelle storie a proposito di colui che non deve essere nominato. Lanciò un'occhiata alla cicatrice a forma di saetta sulla fronte di Harry. Lo so che non è spiacevole come vincere 5 volte di fila il premio per il sorriso più affascinante e netto del settimanale delle streghe, come è successo a me. Ma è comunque un modo per iniziare, Harry. È un modo per iniziare.» Gli strizzò l'occhio con aria semplice e si allontanò a grandi passi. Harry rimase lì impalato per alcuni secondi. Poi, ricordandosi che avrebbe dovuto essere nella serra, aprì la porta ed entrò senza far rumore. La professoressa Sprite era in piedi dietro un bancone poggiato su due cavalletti al centro della serra. Sul bancone erano posate circa 20 paia di paraorecchi di colore diverso. Quando Harry aveva preso posto tra Ron e Hermione, l'insegnante disse: «Oggi rinvaseremo le mandragole, allora chi sa dirmi le proprietà della mandragola?»
Nessuno fu sorpreso a vedere la mano d'Hermione alzarsi per prima. La mandragola è un efficace ricostituente, disse Hermione, che come al solito sembrava aver inghiottito tutto il libro di testo. Si usa per riportare nella condizione originale le persone che sono state trasfigurate o con cui è stata scagliata una maledizione. Ottimo, 10 punti per Grifondoro, disse la professoressa Sprite. La mandragola è un componente fondamentale della maggior parte degli antidoti, ma è anche pericolosa, chissà dirmi perché. La mano di Hermione mancò di poco gli occhiali di Harry. Il pianto della mandragola è fatale a chiunque lo ascolti, disse prontamente. Proprio così, altri 10 punti, disse la professoressa Sprite. Ora, le mandragole che abbiamo qui sono tutte molto giovani. Così dicendo, indicò una fila di vaschette profonde e tutti si sposero in avanti per vedere meglio. Dentro tutte in fila vi crescevano un centinaio di pianticelle ricche di ciuffi color verde marcio. Harry non aveva la minima idea di quel che intendesse Hermione, ma quando aveva parlato del pianto della mandragola non parve particolarmente degni di nota. Ognuno prende un paio di paraorecchi, disse la professoressa Sprite. Ci fu un dal rifugio perché nessuno voleva finire con un vaporoso paraorecchi rosa. Quando vi dirò di indossarli, assicuratevi di avere le orecchie completamente coperte, disse la professoressa. Quando non sarà pericoloso, togliervi vi farò un cenno. Bene. Indossate i paraorecchi. Harry seguì il comando. I paraorecchi escludevano completamente qualsiasi suono, anche se la professoressa Sprite se ne indossò un paio rosa e vaporoso. Si tirò sulle maniche, afferrò saldamente una piantina cespugliosa e tirò forte. Harry mise un gemito di sopra che nessuno sentì. Al posto delle radici dalla terra venne fuori un minuscolo neonato coperto di fango e terribilmente brutto. Le foglie gli spuntavano direttamente dalla testa. Allora la pelle verdastra tutte chiazze ed era chiaro che stava urlando con quanta forza aveva nei polmoni. La professoressa Spider prese un grosso vaso da sotto il tavolo e fifficcò dentro la mandragola, di concime nero e umido, lasciando fuori soltanto ciuffi di foglie. Poi si scrollò la terra dalle mani, diede segnali al convenuto e si tolse i paraorecchi. Poiché le nostre mandragole sono solo piantine da senzaio, il loro pianto ancora non uccide, disse tranquillo come se non avesse fatto niente di più dimensionante che annaffiare una begoia. Perché possono mettervi fuori combattimento per molte ore, poiché sono sicura che nessuno di voi vuole perdersi il primo giorno di lezioni. Quando ci lavorate assicuratevi di indossare completamente i paraorecchi. Quando sarà ora di interrompere, vi farò il solito cenno. 4 per ogni vaschetta, lì c'è la grossa scorta di vasi, il concime nei sacchi là. E fate attenzione al tentacolo velenoso, sta mettendo i denti. Così dicendo, colpì seccamente una pianta rosso scuro tutta cola, facendo irritare i lunghi tentacoli con il piccolo l'avevano strisciato sulle spalle a mo' di serpenti. A Harry, Ron e Hermione si unì un ragazzo ricevuto di tasso rosso che Harry conosceva di vista ma con cui non aveva mai parlato. Justin Finn Fletcher, si presentò allegramente stringendo la mano a Harry. So chi sei naturalmente, il famoso Harry Potter, e tu sei Hermione Granger, sarai la migliore in tutto. Hermione sorrise radiosa mentre il ragazzo le stringeva la mano anche a lei. E tu Ron Weasley, la macchina volante non era la tua? Ron sorrise, era chiaro che aveva ancora impressa alla mente la strillettera. Quell'arlo che è veramente eccezionale, non trovate? Disse Justin Garrugo mentre cominciavano a riempire i vasi di concime allo sterco di Draco. È un tipo terribilmente contagioso. Avete letto i suoi libri? Io sarei morto di paura se non fosse stato intrappolato in una cabina telefonica da un lupo mannaro. Ma lui ha mantenuto il sangue freddo e... Zah! Semplicemente fantastico! Io sarei dovuto andare a Eton, sapete? Ma non so dirvi quando sono felice di essere venuto qui. Naturalmente mia madre è rimasta un po' delusa, ma quando le ho fatto leggere i libri di Allock, credo che abbia cominciato a capire quanto sia utile avere in famiglia un mago ben addestrato. Dopodiché non ebbero molta altra occasione di parlare. Avevano indossato di nuovo i paraorecchi e dovevano concentrarsi sulle mandragole. A sentire la professoressa Sprite sembrava una cosa estremamente facile, ma non lo era affatto. Alle mandragole non piaceva essere tirate fuori dalla terra, ma non sembrava piacergli neanche tornarci dentro. Si dimenavano, scalciavano, battevano i piccoli pugni e grignavano i denti. Harry passò 10 minuti buoni a cercare di cacciarne un particolarmente grasso in un vaso. Alla fine della lezione, Harry come gli altri era sudato, dolorante, tutto sporco di terriccio. Fece un ritorno a
castello per darsi una lavata veloce e poi il Grifondoro si apprestano per la lezione di trasfigurazione. Le lezioni della professoressa McGranit erano sempre pesanti, ma quel giorno fu particolarmente difficile. Tutto quel che Harry aveva imparato l'anno prima sembrava essere uscito completamente dalla testa durante l'estate. Quel che gli veniva richiesto quella mattina era di trasformare uno scarafaggio in un bottone, ma l'unica cosa che riuscì a fargli fare un bel po' di ginnastica, dato che l'insetto scorazzava sulla scrivania evitando la sua bacchetta. Nel frattempo Ron era ripreso con problemi assai peggiori. Aveva aggiustato alla meglio la sua bacchetta con del Magic Scotch preso in prestito, ma sembrava danneggiata irreparabilmente. Di tanto in tanto scoppiettava scintille nei momenti più indispensabili, e ogni volta che Ron lo usava per trasfigurarsi lo scarafazzo, quello gli spruzzava addosso una puzzolente fumo grigio. Dato che questo impediva di vedere quel che faceva, Ron schiacciò immediatamente il suo scarafaggio con il gomito e quindi dovette chiederne un altro. La professoressa McGranit non fu molto contenta. Harry fu decisamente sollevato dall'udire la campanella del pranzo. Sentiva il cervello come una spugna strizzata. Tutti uscirono in fila dalla classe tranne lui e Ron, che stavano sbatacchiando furiosamente la bacchetta sul banco. «Stupido! Inutile aggeggio!» Scrivi a casa e fatele mandare un'altra, suggerì Harry, visto che la bacchetta emette una rapida di esplosioni come petardi. Ah sì, per ricevere indietro un'altra stillettera, disse Ron ficcando la cartella alla bacchetta che ora si virava. E è colpa tua se la bacchetta si è rotta! Scese dal pranzo, dove l'umore di Ron non migliorò di certo. Quando Hermione mostrò la manciata di perfetti bottoni da soprabito dai prodotti durante la lezione di trasfigurazione. Cosa abbiamo questo pomeriggio? Chiese Harry affrettandosi a cambiare argomento. Difesa contro le arti oscure, rispose Hermione in tutto d'un fiato. E perché? Chiese Ron strappandone di mano la radio. Hai incorniciato tutte le lezioni di Harry con dei cuoricini? Hermione riafferrò l'orale arrossando violentemente. Terminato il pranzo, uscirono in cortile. Il cielo era nuvoloso. Hermione sedette su un gradino di pietra e sprofondò di nuovo nella lettura In viaggio coi vampiri. Harry e Ron rimasero a parlare del Quidditch per qualche minuto prima che Harry si rendesse conto che qualcuno lo stava osservando attentamente. Alzando lo sguardo, scorse il ragazzino mengellino dei capelli color topo la sera prima che aveva visto indossare il cappello parlante. Lo fissava come pietrificato. Si teneva stretta quella che sembrava una comune macchina fotografica da babbani, e quando Harry lo guardò diventò paonazzo. «Tutto bene, Harry?» Io sono Colin Cannon, disse ansimando alzando un passo avanti. Anch'io sono di Grifondoro. Pensi sarebbe possibile? Posso scattarti una foto? Chiese sollevando uno spensiero sulla macchina fotografica. Una foto, ripeté Harry senza capire. Così posso dimostrare di averti incontrato, disse Colin Cannon tutto eccitato avvicinandosi ancora un poco. Io so tutto di te, tutti ne parlano, che sei sopravvissuto quando tu sei qui cerca di ucciderti e che lui è scomparso e tutto il resto che tu non hai ancora sulla fronte una cicatrice a forma di saetta. E qui i suoi occhi scrutarono rapidamente l'acciatura dei capelli di Harry. E il ragazzo del mio dormitorio ha detto che se svilupperò la pellicola alla posizione giusta, le foto si muoveranno. Colin tirò un profondo respiro fremente dell'emozione e proseguì. È meraviglioso che non è vero? Non ho mai saputo che tutte le strane cose che riuscivo a fare erano magiche, fino a che non ho ricevuto la lettera da Hogwarts. Mio padre fa il lattaio e neanche lui voleva crederci. Per questo sto scattando montagne di foto da mandargli, e sarebbe davvero stupendo averne una tua. Guardò Harry con un'aria implorante. Forse la potrebbe scattare il tuo amico, così io mi metto accanto a te e poi me la potresti firmare. Foto autografate? Distribuisci foto autografate, Potter? Nel cortile risuonò sonora e aspra la voce di Draco Malfoy. Si era fermato proprio dietro a Collins quando era Hogwarts, da quei due negeromeni attaccabriche di Tiger e Goy. Tutti in fila! Tuonò Malfoy alla folla. Harry Potter distribuisce foto con l'autografo. Non è vero! Disse Harry furibondo stringendo i pugni. Chiudi il becco, Malfoy! È solo che stai geloso! Si sentì la voce di Colin, che tutto intero era grosso più o meno quanto il collo di Goy. Geloso! Disse Malfoy, che ora non aveva più bisogno di gridare, dato che metà del cortile lo stava ascoltando. E di che cosa? Grazie tante, ma non voglio certo una solita cicatrice sulla fronte. Per quanto mi riguarda, non penso che farsi spaccare la testa in due
renda così speciali. Taglia le due ali che erano come due rebiti. Ma vai a mangiarlo, ma che mal fai? Disse l'anno arrabbiato. Taglia smise di ridere e cominciò a strofinarsi con aria minacciosa le nocche grandi come castagne. Attendo te, Wesley, fece Malfoy con una smorfia. Non vuoi cacciarti un altro guaio, vero? Altrimenti la tua mammina dovrà venirti a prendere, portati via da scuola. E con una voce acuta e penetrante proseguì. Se provi a fare un altro passo passo. A questa parola un gruppetto di sepparetti del quinto anno scoppiarono a ridere sonoramente. Ehi, Potter, c'è un guaio che vorrebbe una foto con l'autografo, ghignò Malfoy. Varrebbe molto di più di tutta casa sua. Ron tirò fuori la bacchetta da topata, ma Hermione chiuse il libro con un colpo secco e mi svegliò. Sta attento! Cosa succede qui? Gilderoy Royale, che si stava avvicinando con le feste turchesi svolazzanti. Chi è che sta distribuendo foto autografate? Harry aveva cominciato a spiegarsi, ma fu interrotto da Allo, che gli mise un braccio intorno alle spalle e tuonò con voce giovanile. Non c'è bisogno di chiederlo, ancora tu, Harry? Incollato al fianco di Allo, che è rosso per l'illuminazione, Harry vide Malfoy sgattellare dalla folla con il suo solito ghigno. Allora coraggio, signor Cannon, disse Allo, rivolgendo a Colin un sorriso radioso. Una foto a tutti e due, non potrei immaginare una cosa più giusta di questa, te la filmeremo entrambi. Tutto confuso, Colin afferrò maldestramente la macchina fotografica e scattò la foto proprio nel momento in cui suonava la campanella delle lezioni pomeridiane. Andate svelti, disse rivolto Allo, rivolto agli studenti, e si incamminarono verso il castello con Harry ancora attaccato al fianco, che avrebbe dato qualsiasi cosa per far sapere un incantesimo evanescente. A buon intenditor poche parole, Harry, disse Allo in tono paterno mentre entravano nell'edificio per la porta laterale. Io ti ho coperto con il giovane Cannon, essendoci anch'io nella foto, i tuoi compagni penserebbero che tu ti creda chissà chi. Sordò il balbettio di Harry. Allo lo trascinò lungo un corridoio con grimi dagli studenti curiosi, poi su per una scala. Voglio soltanto dirti che distribuire foto autografate in questa fase della tua carriera non è molto sensato. Anzi, per parlare chiaro, ti fa sembrare un po' un pallone gonfiato, Harry. Verrà il tempo in cui, come me, dovrai tenere una pila di foto a portata di mano dovunque vai, ma... Fece una risatina, ma mi pare che tu sia già arrivato a quel punto. Avevano aggiunto la classe di Allo che finalmente lasciò andare il ragazzo. Harry si rassestò i vestiti e andò a sedersi molto in fondo, dove fu occupatissimo a impilare tutti e sette i libri di Allo davanti a sé, in modo da risparmiarsi la vista dell'autore in carne e ossa. Il resto della classe entrò chiacchierando e Ron e Hermione andarono a sedersi accanto a Harry. Ti si potrebbe friggere un uovo sulle guance, disse Ron. Speriamo che Cannon non incontri Ginny, altrimenti mettono su un fan club di Harry Potter. Chiudi il becco, sbattò Harry l'ultima. L'ultima cosa di cui aveva bisogno era che Allo sentisse nominare un fan club di Harry Potter. Quando tutta la classe fu entrata, Allo si schiarì rumorosamente la gola e cadde in silenzio. Lui si avvicinò ai banchi, prese la copia del suo tagging con i troll dal banco di Neville Pachok e lo sollevò per mostrare il proprio ritratto ammiccante in copertina. Io, disse indicando ammiccandolo lui stesso, Gilderoy Allo, ordine di Merlino, terza classe, membro onorario della rete per la difesa contro l'arte scure e 5 volte vincitore del premio per il sorriso più affascinante promosso dal settimanale delle streghe. Ma lasciamo stare, mi sono certo liberato dalla malefica Bajet Bandon facendole un sorriso. Aspetta che tutti ridessero, ma soltanto poiché le labbra si incurvano leggermente. Vedo che avete tutta la serie completa dei miei libri, molto bene. Oggi pensavo di iniziare con un piccolo quiz, niente di cui preoccuparsi, solo per verificare con quanta attenzione li avete letti, quanto avete assorbito. Quando avete distribuito i testi della prova, tornò davanti ai banchi e disse: avete 30 minuti? Pronti? Via! Harry guardò i suoi fogli e lesse: 1. Qual è il colore preferito di Gilderoy Allo? 2. Qual è l'ambizione segreta di Gilderoy Allo? Secondo voi, qual è il risultato più importante conseguito finora da Gilderoy Allo? E continuava così per altre tre pagine, fino all'ultima domanda: quando cade il compleanno di Gilderoy Allo, che qual è il regalo ideale per lui? Mezz'ora dopo, Allo così poi li esaminò davanti a tutta la classe. Oh, quasi nessuno ricordava che il mio colore preferito è lilla.
là. Lo dico un inverno con l'Ogieti. E poi qui voi dovranno leggere con più attenzione Luna di miele con il lupo mannaro. Nel capitolo ci dico chiaramente che il mio regalo di compleanno ideale sarebbe l'armonia tra il popolo dei maghi e dei non maghi, anche se non mi rifiuterei una bella bottiglia di whisky incendiario Ogden Stravecchio. Lancio alla scolaresca un'altra occhiatina maliziosa. Ron lo fissava con un'espressione incredula. Simus, Finnegan e Dean Thomas, che sedevano ai primi banchi, erano scorsi dai sussulti di riso represso. E Luna, d'accanto suo, ascoltava Hulk con attenzione rapida, trasalì quando lui pronunciò il suo nome. Invece la signorina Granger sapeva che la mia ambizione segreta è di liberare il mondo dal maligno e commercializzare la mia gamma completa di pozioni per la cura dei capelli. Brava ragazza! E infatti, voltò il foglio del suo compito, ha ottenuto il massimo dei voti. Dov'è la signorina Granger? Hermione alzò una mano tremante. Ottimo! Sorrise Aragorn. Veramente ottimo! 10 punti per Gryffondoro. E ora al lavoro! Si chinò per raccogliere la grossa gabbia coperta da un panno e la posò sulla cattedra. Ora, un avvertimento. Il mio compito è quello di armarvi contro le più orrende creature della notte della stirpe dei maghi. In questa stanza potrete trovarvi a dover affrontare le vostre peggiori paure. Sappiate soltanto che niente di male potrà accadervi fin tanto che io sono qui. Vi chiedo solo di rimanere calmi. Suo malgrado, Harry si sporse oltre la pila di libri per guardare meglio la gabbia. Hulk si mise una mano sul panno. Ora Dean e Simus avevano smesso di ridere. Neville, nel suo banco in prima fila, si era fatto piccolo piccolo. «Devo chiedervi di non gridare», disse Hulk abbassando la voce. «Potrebbe alzarli!» Mentre la classe deteneva il respiro, Hulk tolse la coperta. «Ebbene sì!» disse in tono drammatico. «Volete della Cornovaglia appena catturati!» Simus Finnegan non riuscì a controllarsi, sbottò una risata che neanche Hanno riuscì a prendere per un grido di terrore. «Ebbene? Ebbene?» sorrise Simus. «Beh, non sembrano molto pericolosi», disse Simus soffocando dalle risate. «Se fosse in te non ne sarei tanto sicuro», disse Alex scuotendo un dito malignore in direzione del ragazzo. «Possono essere tipetti discretamente diabolici». I folletti erano folletti di colore blu elettrico, alti circa 20 centimetri, con visetti appuntiti e voci così penetranti, che era come sentire il cicaleccio di un nugolino di pappagallini. Appena tolta la coperta, avevano cominciato a cicalare e saltare di qua di là, scuotendo le sbarre e facendo le boccacce a quelli seduti più vicino. «Bene», disse Hulk ad alta voce, «vediamo che cosa siete capaci di farne». E aprì la gabbia. Ci fu un pandemonio, i folletti schizzavano in tutte le direzioni come missili. Due di loro afferrarono Neville per le orecchie e lo sollevarono in aria. Molti si piantavano contro le finestre innaffiando di vetri rotti gli studenti in ultima fila. Gli altri si impegnavano a distruggere la classe, meglio di un rinoceronte infuriato. Afferrarono i calamai e spruzzarono inchiostro dappertutto. Ridussero a brandelli libri e fogli di carta. Strapparono i quadri dalle pareti, rovesciarono il cestino della carta. Afferrarono borse, libri e li scaraventarono fuori dalle finestre rotte. Nel giro di pochi minuti metà della classe si riparava sotto i banchi e Neville oscillava appeso al candelabro sul soffitto. Su, radunateli, in fondo sono soltanto folletti, gridava Hulk. Si tirò sulle maniche e brandì la bacchetta e ruggì. Pesti, pisti, festernomi! Non accadde assolutamente nulla. Uno dei folletti ghermì la bacchetta di Hulk e scaraventò anche quella fuori dalla finestra. Hulk strabuzzò gli occhi e si tuffò sotto la cattedra, evitando per un pelo di essere schiacciato da Neville, che si schiantò al suolo perché il candelabro aveva ceduto. La campanella suonò e ci fu un fuggi verso l'uscita. Nella camera relativa che seguì, Hulk si alzò in piedi. Vide Harry, Ron e Hermione che avevano quasi raggiunto la porta e disse: «Bene, affido a voi il compito di acchiappare quelli che sono rimasti fuori e di rimetterli in gabbia». Li sorpassò come una saetta e si chiuse rapidamente la porta alle spalle. «Roba da non credere!» tornò Ron mentre un folletto gli mordeva un orecchio. «Vorrei semplicemente fare un'esperienza sul campo», disse Hermione mentre si mobilizzava un corpo o due folletti con l'incantesimo congelatore e li metteva nella gabbia. «Esperienza sul campo», disse Harry cercando di agguantare un folletto che gli teneva fuori tiro e faceva le linguacce. «Hermione, te lo dico io, non avevo più pallida idea di quel che stavo facendo». «Sciocchezze», disse Hermione, «hai letto i suoi libri? Guarda tutte le cose strabilianti che ha fatto». «Che dice di aver fatto?» bonfocchiò Ron.